Domenica 7 settembre alla razza c'è stato un incontro nazionale tra ex prigionieri del campo Zonderwater e i loro discendenti, alla presenza del presidente dell'associazione ingegner Emilio Coccia. Oltre 80 persone erano presenti, circa la metà provenivano dalle province dell'Emilia-Romagna. Molte le richieste di figli di reduci che sono pervenute per partecipare in videoconference all'incontro, una di queste è arrivata dal Messico, e molte le richieste di documenti inoltrate dai discendenti all'ingegner Coccia, che in Sudafrica custodisce il Sacrario Museo di Zonderwater e gli oltre 100.000 fascicoli appartenuti ai prigionieri italiani che con caparbietà è riuscito a recuperare negli archivi militari anche grazie all'aiuto del governo locale.